grazia che ci riempie di ogni pace e gioia nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Sono particolarmente felice di dare il benvenuto a nome di tutta la Chiesa locale di Bari di Tonto al nuovo pastore Monsignor Francesco Cacucci. Questa comunità ecclesiale che lo ha generato nel battesimo, nel sacerdozio e nell'episcopato lo accoglie oggi come colui che presiede nella carità. A lui offrido questa eletta porzione del popolo di Dio che ho servito per circa 22 anni. Grazie al Signore e alla bontà del Santo Padre che ha scelto nella sua persona il mio successore. Invito tutti ad accogliere il nuovo arcivescovo come il buon pastore, di quelli è rappresentante. Da parte mia lo seguirò con la preghiera di padre, di fratello e di amico, e non lo dimenticherò mai, gli sarò sempre vicino col mio affetto. Sono certo che saprà degnamente sostituirmi. Il Signore faccia scendere su di lui una grande benedizione perché il suo ministero in questa diocesi sia fecondo, così come lo è stato nella diocesi di Otranto. La liturgia ci offre ora il momento che rende particolare questa nostra preghiera. L'arcivescovo Padre Mariano consegnerà ora la lettera apostolica con la bolla papale, con la nomina del nuovo arcivescovo. La consegnerà al decano del collegio dei consultori, il quale a sua volta la consegnerà al cancelliere perché ne dia lettura ufficiale in una traduzione fedele. Al termine della lettura tutti insieme risponderemo, rendiamo grazie a Dio. Giovanni Paolo, vescovo, servo dei servi di Dio, al venerato fratello Francesco Cacucci, già arcivescovo di Otranto, trasferito ora alla sede metropolitana di Bari di Tonto. Salute e apostolica benedizione. Nella fedeltà al ministero a noi affidato, volgiamo ora attenti lo sguardo al diletto gregge della Chiesa di Bari di Tonto, che in seguito alla rinuncia del venerato fratello Andrea Mariano Magrassi dell'Ordine di San Benedetto, si attende dalla sede apostolica un nuovo vescovo. Mossi pertanto da grande sollecitudine per il bene spirituale dei fedeli e volendo assegnare a questa comunità un idoneo pastore, abbiamo pensato a te, venerato fratello, che fino a questo momento nel governo dei fedeli dell'arcidiocesi di Otranto ti sei mostrato ottima guida e maestro dello Spirito. Pertanto, in virtù della nostra apostolica autorità, ti sciogliamo dal vincolo con la sede precedente e ti nominiamo arcivescovo della Chiesa metropolitana di Bari di Tonto con tutti i diritti e i doveri connessi. Sei esente dall'emettere nuovamente la professione di fede e di giuramento di fedeltà davanti a noi e ai nostri successori. Dovrai rendere noto, nelle forme opportune, questo nostro decreto al clero e al tuo popolo fedele. Affidiamo il tuo ministero alla protezione della Santissima Vergine Maria, Regina degli Apostoli, affinché chieda per te il dono della perseveranza e ti accompagni sempre con il suo materno affetto. Ti esortiamo inoltre, venerato fratello, considerate attentamente le esigenze della nuova evangelizzazione, ad insegnare con zelo al popolo a te affidato ad amare Dio e a volgere un cuore misericordioso ai poveri, ai miseri ed agli afflitti, e a servirli come il Signore stesso. Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 3 del mese di luglio dell'anno del Signore 1999, ventunesimo del nostro pontificato. Giovanni Paolo II, Papa, Antonio Maculi, protonotario apostolico. Grazie. Te
fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento l'arcivescovo Francesco Cacucci è pastore della Santa Chiesa che è in Bari Bitonto e metropolita della provincia ecclesiastica. Esprimiamo la nostra gioia con un applauso. Deve essere capo di Israele. Le sue radici sono dall'antichità, dai giorni più remoti. L'oracolo del profeta Michea, carissimo e veneratissimo padre Mariano, mi rimandano al giorno della mia consacrazione episcopale in questa cattedrale, quando lei mi assicurava che Dio, fonte di ogni dono, conosce tutte le cose prima che giungano ad essere. Dio ti ha pensato da sempre, mi diceva. Da sempre sei stato avvolto dal suo pensiero e dal suo amore. Ciò che accade oggi, aggiungeva quel giorno, è da sempre nel pensiero di Dio e nel suo amore. Per intercessione della Beata Vergine Odegitria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Sabino e San Nicola, dei beati martiri di Otranto, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.